È andata anche quest'anno, l'acqua freschina molto, ma soprattutto a temperatura esterna, perché comunque con un po' di sole si sta meglio, e anche psicologicamente. Appena esci ti asciughi e sei a posto, insomma. Però insomma, da oggi è freddo, molto. È sempre freddo, però quest'anno non so come, ho partito parecchio. Ormai è diventato un rito che è bello, perché a parte che ci si ritrova, magari anche dopo un anno non ci si rivede, in modo anche per rivedersi, però è una cosa anche piacevole. È un peccato che magari con questa pandemia, diciamo, molta gente, cioè, non viene, perché magari la paura di altre cose. Comunque sono convinto che in acqua non succede niente, perché lì i germi non attaccano, quindi... Quest'anno è il primo anno, è una vita che lo voglio fare, però non ho mai avuto il coraggio. E quest'anno ho detto, o la va o la spacca, è arrivato il momento. No, io l'ho fatto l'anno scorso, è una bella esperienza, è un po' freddo, però si sopravvive e si ritorna a farlo. È un bel momento da passare tutti insieme, il primo giorno dell'anno. Il bagno d'inverno è nato negli anni 70. Da un gruppo di sportivi pesaresi, detti omaccioni, soci della Canottieri Pesaro, che loro nuotavano tutto l'anno. Però d'inverno ovviamente il primo dell'anno facevano il tuffo ed era, diciamo, una cosa, un'iniziativa ben augurante per l'inizio del nuovo anno. Insomma, ecco. E questo è durata fino alla fine degli anni 80. Poi dopo Questa tradizione un attimino si è fermata, io l'ho ripresa il 1 gennaio 95 da solo, e poi dopo ho cominciato a chiamare amici, alla fine siamo arrivati nell'anno pre-Covid, quindi il 1 gennaio 2020, ad essere in una sessantina, cui anche un sacco, parecchie donne, anche dei ragazzini, e quasi un migliaio, o 1500 persone a vedere. E lì è diventato poi una cosa molto, un evento. Ecco.